Ogni anno, la prima domenica di ottobre, a Conversano in provincia di Bari, si festeggia Santa Rita da Cascia. Beatificata nel 1626 da Papa Urbano VIII. A Conversano fu onorata dalle suore francescane, occupavano il convento dedicato a San Matteo. A Conversano, la preghiera con la benedizione delle rose viene recitata all'aperto e celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Padovano, vescovo della diocesi Conversano, Monopoli. La chiesa che la ospita è in quella dei Santissimi Medici in via Martucci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Siamo qui intorno all'altare. Fratelli. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato un cantino. Egli aspettò che producesse uva. Ha esteso i suoi tralci fino al mare. Arrivavano al fiume i suoi germogli. La vigna del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione... Nella liturgia che celebriamo c'è il profumo della vigna, siamo in autunno, è il momento della vendemmia, sulle nostre colline è in atto la gioiosa fatica della raccolta dell'uva. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate nella pace. Buona domenica. Che nell'amore verso di te e verso i fratelli hai compendiato i tuoi comandamenti, fa che a imitazione di Santa Rita dedichiamo la nostra vita al servizio del prossimo per essere da te benedetti nel regno dei cieli, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Rita, prega per noi. Buon pranzo e ci vediamo per la processione alle ore 17. Grazie ancora. I santissimi martiri Cosma e Damiano, venerati in questo santuario, vissero in tempi difficilissimi per la fede cristiana. Dichiararsi cristiano per chi ricopriva un ruolo pubblico importante comportava rischi di carriere, proscrizione, quando non addirittura la condanna a morte. In siffatto clima sociale, religioso e politico. Esercitarono con maestria questa professione a Egea e poi a Ciro, città dell'Asia Minore. Le fonti sottolineano la scrupolosa pregione. L'attività di questi santi non si ridusse alla sola cura dei corpi. Nel loro esercizio professionale miravano anche al bene delle anime con l'esempio e con la parola. Riuscirono a convertire al cristianesimo molti pagani. Il libro del Sinassario della Chiesa di Costantinopoli riferisce il curioso episodio di una donna, di nome Palladia. Esecuzione dell'editto del 23 febbraio 303, i santissimi Cosma e Damiano furono arrestati con l'accusa di perturbare. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.